Il treno Alta Velocità Frecciarossa 9558 di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Milano Centrale delle ore 19:20 e in arrivo al binario 9. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella. Tra un po' arriva il mio treno. Oh, ho mille pensieri per la testa. Chissà se è vero. Chissà se è vero quello che mi ha detto Flower. Che a LOL City è arrivato Punk Boy e soprattutto che era d'accordo con Sweel. Ma anche Sweel lo sa che lo aspetto da una vita. Non poteva dirmelo quel mascalzone. Oh, sono tristissima. Io spero tanto che ci sia, che non sia solo un'illusione, che non sia soprattutto uno scherzo. E vabbè, aspettiamo il treno ancora un po' qua sedute. E poi sapremo la verità. E mentre aspetto il treno, penso perché hai scelto proprio me. Non ci credo ancora, non ci credo, solo io e te, solo te e me, dall'inizio soli contro il mondo. E no. Flower, non preoccuparti, torna oggi. Gli hai messo quella famosa pulce nell'orecchio e vedrai che torna. Funky non si lascia perdere nessuna occasione. Dici? Dici? Oh, speriamo, dai, perché un pochettino mi manca. Anche se con questo Punk Boy era diventata abbastanza pesante, eh sì. Ciao ragazze! Oh, ciao, Sweel! Che cos'è questa allegra combriccola, questo gruppo vacanze LOL Surprise? No, nulla! Ci stavamo chiedendo se Funky torna oggi. E la stavamo aspettando, stavamo organizzando il suo rientro, insomma, ecco, e Sweel, adesso non ce la faccio più a tenermelo per me. Ci tieni per caso qualcosa nascosto? Qualcosa o qualcuno? Ragazze, per caso avete visto l'ultimo video? Sì. Quindi è vero che è arrivato Punk Boy a LOL City. Esatto. Esattamente, è arrivato proprio Punk Boy. Grazie a una mia fan è arrivato qua sul nostro canale, qua a LOL City. E adesso è proprio qui che ve lo faccio conoscere, perché se arriva oggi Funky, ho in mente di farle una sorpresa. Punk Boy? Punk Boy? Sì, Sweel. Puoi pure entrare, non vedo l'ora di conoscerti. Arrivo, Sweel. Ciao, ragazze. Ciao. Oh, ciao, Punk Boy. Ciao Punk Boy! Ciao, Ciao. Sweel. Oddio, che imbarazzo. Sono tutte donne. Senti, Punk Boy, tu sei pronto, vero? Pronto per cosa? A conoscere Funky, non lo sai ancora! Sì, è vero, Sweer me l'aveva accennato. Ecco bene, dobbiamo pensare a qualcosa. Che ne diresti di nasconderti in una, tipo in una scatola regalo? E quando arriva, salti fuori. Perché la torta non ce l'abbiamo, abbiamo solo la scatola regalo. Bella idea. Ok, va bene, dai, ci sto. Sul treno. Ah, ok, devo dire a Sweel di venirti a prendere in stazione centrale a Milano. Ok, va bene. Ok, le dico di fare anche il cartello per aspettarti così lo vedi prima e fate la sveglia a tornare. Ok, sì. No, Funky, non preoccuparti. Per quello ne pens ci penseremo più tardi. Ok, va bene. Ciao, Funky. Ciao, ciao tesoro, buon viaggio. Ok, ciao, ciao, ciao. Ragazze, oddio, sta tornando Funky. Tu, Punk Boy, prepara
Preparati nella scatola regalo. Swirl? Dimmi, Flower. Ci sarebbe da andare a prendere Funky in stazione centrale a Milano. Comunque, di andare a prenderla o di andare a ritirarla? È molto curiosa. Ho cercato di sdeviare tutto. Punk Boy, ma cosa ci fai ancora qua fuori? Non ho la scatola, ragazze. Ah sì, è vero. Vabbè, dai, prepariamo la scatola, ragazze. Muovetevi! Che Funky sta arrivando. Oh, finalmente sono arrivata! Oh, la mia Milano, quanto mi era mancata! Vabbè, adesso mi avvio verso l'uscita, verso gli arrivi, sperando che ci sia Swirl che mi aspetta con il cartello in mano, perché io con tutta questa gente non saprei proprio riconoscerlo. Vabbè, dai. Oh, mamma, sono agitatissima! Chissà se è vero di Punk Boy. Flower mi sembrava emozionata, mi sembrava quasi agitata. Ma, vabbè, sarà una mia impressione. Sarà solo come sempre un'illusione. Sarà ormai una gioia. Boh, chi lo sa? Vabbè, mi avvio. Ma dove sarà Funky? Mi ha detto di aspettarla là, qua alla zona arrivi. Vabbè, aspettiamo. E in teoria il suo treno è già arrivato, eh? Ma... vabbè. Eccola, Funky, sono qui, vieni, vieni che andiamo, che c'ho una mega sorpresa per te. Funky, vieni, sono qui, sono qui. Ciao, Swirl, arrivo, andiamo. Oddio, che bello rivederti. Ciao, Funky, come stai? Come è andata la vacanza? Benissimo, mi sono super rilassata. Ho fatto un sacco di cose. Dai, Swirl, cosa aspettiamo? Torniamo a casa, che voglio salutare tutte le mie sorelline. E ho sentito bene o c'è una sorpresina per me? Furbetto! Guarda che... no, facciamo silenzio, perché sennò dopo faccio andare nei guai Flower. Ragazze, ragazze! Eccoli che sono arrivati! Oh mio Dio, che emozione! Dai, dai, prepariamoci! Oh mio Dio, com'è pesa questa valigia! Dio, ma che regalo gigante è questo? Funky, questo è per te! Non saprai mai che sorpresa si nasconde all'interno! Oh, cosa sarà mai? Io sono furba, so già che cos'è. Aprite quel pacco! E adesso, mio caro, ci siamo! Non mi separerò più da te. Cosa dicevi, Funky? No, nulla, stavo parlando con il pubblico di Swirl. Ah, ok. Ma dai, metti giù tutto, che così apriamo questo regalo. Immediatamente, faccio volare le cose, perché sono super pronta. Oh mio Dio, non capisco più niente. Sono già pazza. Eccomi, ho tolto le valigie, sono pronta. Aspettate. Ma, ritiro questo pacco. Non è che mi hanno fatto uno scherzo. Regalo di Funky, sei pronto per uscire? Regalo di Funky? Ragazze, perché il regalo di Funky non esce? Ma aspettate che controllo un attimo. Sì, dai Dusk, vai a vedere perché. Ma cosa? Ma muoviti! Vieni fuori di lì! Mamma sì, è qui, è arrivata! Cosa sta succedendo, ragazze? Cosa sta succedendo? Fatemi capire. Regalo di Funky? Sei pronto? Sì, sì, arrivo, arrivo. Dio, ma che cosa imbarazzante. E ciao, Funky. Eccomi, sono arrivato. Ma che cos'è sto robo? Ciao, Funky, non mi riconosci? No, sembri solo un pagliaccio. Chi sei tu? Funky, sono io. Ma chi tu? Ah, insomma, togliti questa parte. Oh mio Dio, oh mio Dio, e togliti questa maschera che voglio vederti. Oh mio Dio, ma allora sei... Oddio, sei vero. Oh mio Dio, non sei uno scherzo, vero? Non è che su un'altra maschera di Punk Boy, vero? Oh mio Dio, svengo. Ragazze, vedete, mi svengo. Oh mio Dio, oh mio Dio, finalmente il mio sogno si è avverato. Ciao, Punk Boy.
Piacere, sono Funky. Piacere mio, Funky. Sei molto carina. Dici? Io pensavo di non piacerti. Ma invece no, sei veramente molto carina e anche simpatica. Oddio, grazie. Ragazze, andatevene. Ciao, Funky Boy. Oh mio Dio, ma io svengo, sei vero? Ma sei tu? Sì, sei tu. Swirl, ci siamo, finalmente il famoso incontro è avvenuto. Ci lasci soli, ti prego. Ma che ne diresti se per conoscervi meglio vi faccio una bella intervista doppia? Scusa? No. Funky, questo è il mio canale e decido io cosa si fa. Mi raccomando, che non siano domande che possono compromettere la reazione con Punk Boy, perché io se no ti uccido. Vabbè, dai Zir, facci questa intervista doppia e poi tu sei mio. Va bene Funky, va bene. Sei molto gagliarda come ragazza. Mi piace. Nome? Punk Boy. Funky Cutty. Età? 21. 18. Funky. 19. Funky. 20. Funky. E vabbè, 21. Attività svolta. Punk e rockstar. Fashion blogger, nonché influencer su Instagram. Indumento preferito? Le t-shirt. Le minigonne. Il vostro colore preferito? L'azzurro. E il tuo, Funky? Il rosa, che domande secondo te? Pink forever. Ok, la LOL che vi piace in assoluto? Chi? Su, prego rispondi. Funky. Ah, ok, ero già pronta con la mano per darti una papina. Funky, LOL che ti piace di più? Ovviamente Punk Boy. Lo amo, sì, già. Vabbè, andiamo avanti. Io non vedo l'ora di passare del tempo insieme a Punk Boy. Un pochettino vi ho fatto conoscere. Quindi possiamo andare? Sì, ragazzi, potete andare. Sì, ciao Punk Boy. Oddio, avrei tanto voluto abbracciarti anche prima, ma c'erano tutte quelle streghe che ci guardavano. Oddio, questa è bella tosta, eh? Adesso sei tutto mio. E non guardare nessun'altra LOL, neanche quelle della serie 4 Underwaps, grazie. Ci sono solo io ed esisto solo io, va bene? Pronto? Cos'è quella faccia poco convinta? Su, dai, sputa il rospo. No, nulla, Funky. E vieni qui e dammi la mano, dai. Ma mi hai toccato il sedere! Ma no, Funky, ma no! Potevi toccarmelo, Oddio, Sir Family, che tribulata questo incontro. È stato veramente una leggenda. Cioè, come avete visto, la nostra Funky è testata con gli uomini, eh? Però, comunque, la loro storia non finisce qua, ovviamente, perché adesso inizia il più bello. E chissà, magari arriveremo anche a un fatidico matrimonio tra di loro. E quindi, niente, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e non dimenticatevi di schiacciare sempre sulla campanellina delle notifiche per rimanere sempre, sempre aggiornati su ogni video che pubblico. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, quindi sul mio profilo Instagram, la mia pagina Facebook, ma anche il mio profilo TikTok, ovvero Musical.ly. Io per adesso vi mando un mega bacio a tutti, anzi un mega e super lolloso bacio a tutti, e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video!